coalizione, se no c'è la destra. Guardate, se no c'è la destra, se no c'è la sinistra, è l'unica cosa che dicono da 3 decenni, sia in Italia sia ai comuni. Volete sapere come è andata a finire? Che Roma è l'unica capitale al mondo che cresce meno del paese che rappresenta. L'Italia negli ultimi 30 anni si è allontanata sempre di più dai grandi paesi europei. Credo che il risultato delle primarie dimostri plasticamente quello che dicevo, cioè che il candidato era già deciso e le primarie oggi servono per incoronare il candidato già deciso dal Partito Democratico. Benissimo, è il loro modo di procedere, loro, non mio. Vi ruberete voti a vicenda ora, cosa succederà? Non lo so, io parlo, come sapete, sarò appoggiato da una lista civica che abbiamo composto e stiamo componendo in questi giorni, ed è una lista civica vera, cioè fatta di persone come Simonetta Novi, che è candidata a presidente di municipio, che viene dalle professioni, poi ha fatto il volontariato, l'associazionismo nel municipio, e questo è quello che faremo, un'offerta molto diversa dalla loro. Sarà possibile un apparentamento al ballottaggio col Partito Democratico oppure siete ai ferri corti? Non c'è nessuno, guarda, non siamo assolutamente ai ferri corti. Quello che succederà semplicemente è che io chiederò il voto ai cittadini romani, perché se dovessi fare un accordo per far rientrare dalla finestra le stesse persone che ho voluto tenere fuori dalla porta, non sarebbe corretto. Quindi io andrò senza accordi. C'è stata una corsa nelle ultime settimane agli incontri nelle periferie. In che cosa si distingue tra il vostro programma da quello del centro-sinistra? Ma intanto direi che dal fatto che lo facciamo da 8 mesi. E secondo, che abbiamo un programma, il che è già una cosa buona quando uno si candida a governare Roma. Stasera, per dire l'ultimo, abbiamo presentato il piano sui lavori pubblici e sul manto stradale, abbiamo presentato piani su tutti i municipi e lo abbiamo fatto interloquendo con i quartieri. Io ho visitato 90 quartieri e incontrato ormai più di 600 associazioni di cittadini. È stato un lavoro preparatorio che ci ha consentito, con 500 persone che hanno lavorato al programma, di avere un programma che è oggi dettagliatissimo rispetto a frasi vaghe degli altri contendenti. E sono frasi vaghe in parte perché sono partiti dopo, ma in parte perché le cose non le possono dire. Cioè, tutti noi sappiamo che mettere AMA dentro la CE è l'unico modo per avere una raccolta che funzioni, una società con le spalle sufficientemente larghe. Lapsus freudiano. Gualtieri non lo può dire perché il PD è sempre stato contrario. Tutti noi sappiamo che vanno aumentate le linee di termovalorizzazione di San Vittorio. Gualtieri non lo può dire. L'altro Michetti che cosa dice? Roma caput mundi, che non lo so se è un programma, cioè, secondo me è un po' vagamente retorico. Quindi a oggi noi abbiamo proposto soluzioni su tutti i principali problemi trasversali di Roma e tutti, dicasi tutti i municipi, aspettiamo che lo facciano anche gli altri. Che cosa è accaduto oggi con le primarie? Addirittura Caudo dice: guardate, io comunque penso che Carlo abbia sbagliato a stare fuori al perimetro, e le primarie in realtà lo dimostrano. No, le primarie dimostrano il contrario, che sono state un rito di ratifica di una decisione presa. Non so, non ho visto la dichiarazione di Caudo, ho visto Caudo dire che i numeri non sono quelli, ho visto Marino dire la stessa cosa, ho visto tanti dire che c'erano file di persone che non sembravano precisamente militanti del Partito Democratico. Queste sono cose verso le quali io consiglio al PD di essere molto trasparente, per tutelare la buona fede di chi ci è andato alle primarie, ma sono fatti loro, e credo che l'esito dimostri chiaramente che nessuno di loro vuole primarie contendibili. È anche la ragione per cui hanno fatto ritirare la Cirinna. Vogliono delle primarie amministrate, gestite, governate e confermate dal Partito Democratico. Ora siete... Cosa legittima? Legittima. Ora siete tutti in realtà in campo, invita a un confronto tra i candidati? L'ho fatto, credo, non so, 160 volte, non vedo l'ora. Certo, io penso che ci debba essere un confronto tra candidati il prima possibile. Ci siamo più o meno, salvo sorprese, direi che sì, già siamo un bel po', direi io. Da zero, diciamo, a un bel po'. Ti diranno: la politica è una scienza oscura, bisogna conoscere i dettagli, perché se non si conoscono i dettagli non si può fare. Stupidaggine. È il modo con cui hanno respinto le persone serie di questo paese dal fare un passo avanti, impegnarsi.